Sono passati 15 anni dalla prima messa in onda del Grande Fratello e nell'immaginario collettivo i concorrenti di quell'edizione sono i GFini per eccellenza. Chi non ricorda per esempio Pietro Taricone e Cristina Plevani con la loro sofferta storia d'amore? In quella edizione però c'è stata anche un'altra concorrente subito amata dal pubblico, un pochino meno dai suoi coinquilini per il carattere diretto e schietto. Stiamo parlando di Roberta Beta. Nonostante fosse stata più volte nominata da tutti gli abitanti della casa, passò indenne di televoto in televoto fino a quando fu apertamente sfidata da colui che era il più amato da quasi tutti i concorrenti e sicuramente da moltissimi telespettatori. Pietro Taricone, se lo ricordate, fece in modo di venire nominato per arrivare allo scontro frontale con Roberta Beta e solo così quest'ultima venne eliminata. Ma cosa fa oggi l'ex GFina? Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello iniziò una buona carriera su Radio 2, ha condotto infatti programmi sportivi ed è stata anche inviata della Vita in Diretta. Negli ultimi anni però ha diradato le sue apparizioni televisive e ha partecipato solo a qualche puntata di Pomeriggio 5 o ad alcuni speciali proprio sulla morte del suo ex coinquilino Pietro Taricone.